Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead Final Season. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, dopo tanto e diverso tempo dall'ultima volta, dopo che abbiamo vissuto il terribile dubbio di non poter terminare di giocare questa storia, dopo che è successo tutto il casino Telltale. A me effettivamente era anche passato di mente che oggi 15 gennaio uscisse il terzo episodio, poi però qualche reminiscenza mi ha detto: ma oggi è 15, non doveva uscire qualcosa oggi? E infatti ragazzi, quest'oggi è stato pubblicato il terzo episodio, che si intitola Giocattoli Rotti. Ci ricordiamo che alla fine del secondo episodio ragazzi c'era stato uno scontro con quei tipi loschi ragazzi, che volevano portare via dei ragazzi dalla nostra scuola, cosa che purtroppo alla fine è avvenuta. Però ragazzi, nella nostra scuola era rimasto ferito uno dei predoni, per cui io sono curiosissima di vedere come si evolverà questa situazione, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a giocarlo. Probabilmente faranno un riassunto del secondo episodio. On The Walking Dead. Ok. While searching for a place to call home, AJ and I found an old boarding school run by kids deep in the forest. Their leader was a guy named Marlin. And AJ pulled the trigger. Ce lo ricordiamo bene. I told AJ that what he'd done was murder, that he'd have to atone for it. The other kids agreed. They voted to kick us out. I thought we'd never return. Then, AJ and I were attacked by Abel, one of the raiders Marlin had given the twins to. He was with someone I thought I'd never see again. Lily. We were almost eaten by walkers when suddenly one of them spoke to me. His name was James, an ex-whisperer who didn't believe in killing walkers. He helped me treat AJ, but without real medicine, he wouldn't make it. The kids didn't turn away the sad sight of AJ and let us back inside. After I told them how we could defend the school against the raiders, they were willing to let us stay. At least until the fight. I decided to help Lewis tune his piano. He opened up to me, and I admitted I had feelings for him. He had the same ones. Then the raiders finally came. They busted open our gates, but the kids stayed hidden as planned. Until Ten ran out of cover, hoping for a chance to learn about his missing sisters. The bomb went off. And attempting to save Ten, Mitch threw himself at Lily and got a knife to the throat. With only a second to decide, I fired and saved Lewis. They got away with three of our friends, and we had no idea where they'd gone. But we knew someone who did. Oh yeah, esatto. Era quello che comunque io mi ricordavo, quindi era tutto corretto, si sono portati via tre dei nostri ragazzi, tra cui Violet. Purtroppo bisognava scegliere fra Luis e Violet, però visto che io avevo già preso la strada ragazzi verso Luis, purtroppo non ho potuto fare altrimenti. Eccoci qua, ci siamo. Bella espressione. Che disastro. Mitch. Era stato un brutto momento, ragazzi, perché sembrava aver iniziato a collaborare con noi. And Mitch looked after me. People said he was a dick sometimes, but he was always nice to me. Now he's gone. Lo vendicheremo. Stabbed in the eye by some asshole who never even knew his name. Look, I promise you, Willie, the people who did this, we're going to hit them back. They're gonna regret ever coming near us. If Mitch were here, he wouldn't cry.
he'd find a way to get our friends back. And he'd bash Lily's brains out with a rock. Abel's tied up in the basement. He passed out from the pain. Thanks. AJ wanted to stay down there and keep an eye on him. Oddio. Hey, buddy. It's time for us to bury Mitch and say our goodbyes. Get away from him! You're the reason he's dead! Willie! Well, it's true! We had a plan, and that idiot messed it up! Hey, cut that shit out! Someone's gotta say it! It's what everyone's thinking! Oh, Ten! Dio, no. Let me handle this. Talk to Abel. See if you can't find out where Lily took Vi, Omar, and Asim. I wanted to hurt him, you know, to make him talk, but... Madonna. I just couldn't. Maybe you'll get more out of him than I did. Beh, quello che traspariva dal trailer è che forse non ci andranno tanto leggeri con Abel, perché forse sarà un osso duro, ragazzi, per farlo confessare, quindi... Ui ui, non so se alla fine non ci rimarrà altro che torturarlo. Oh mio Dio, se davvero dobbiamo fare una cosa del genere. What? Oh, come si chiamava il cane? Rosy o una cosa del genere, non mi ricordo. Ok ragazzi, siamo finalmente in game, ci stanno ricordando come muoverci. Ok, possiamo interagire. Prendi il gagliardetto della scuola. Suppongo che sarà un collezionabile. O non lo so. Se no perché dovrei prenderlo? Sì, probabilmente per metterlo nella nostra stanza assieme alle altre decorazioni. Vediamo un po' se qua c'è qualcos'altro. Qua possiamo interagire. Guarda il nastro di Dio. Dovrebbe essere forte per tenerlo. Ok, ma non era già tipo legato? Comunque io mi sa che un pessimo tipo ricordo di sto scantinato, ragazzi. Dio sì, è come se ce l'abbiamo. Poverina, raga. Ah, Rosy, ok, mi ricordavo bene, incredibile, la mia memoria non ha fallito. Oh, piccola, proprio piccola. Che bel cagnolone. Oh. Possiedi Rosy, ora è il mio cane, davvero? Oh, ok, eccolo là ragazzi. Lì c'è il nostro uomo. Che sta succedendo qui? Ah, ok. Got your gun back, huh? Uh-huh. Minchia. AJ è imprevedibile a volte, davvero. Ready? Ah. Non si è mai abbastanza pronti per certe cose. No raga, direi di non cominciare col pendolo. Cioè, allora, sapete io quanto sono sensibile. Quindi, oddio, l'uso delle mani non mi compete di solito. Oddio, arriva il momento in cui tipo sbrocco e non ci vedo più. Mi è successo in altre serie. Diciamo bagnalo, dai. Magari è efficace. Spero non sia piscio o roba del genere. Ui! Messo proprio male. Well, it ain't no way to wake an old man up from his afternoon nap. I was having a nice dream, too. About a girl I used to know from before. She also had me tied up, but I wasn't her prisoner, if you get my meaning. Sì, sì, proprio contento. Si è guardata allo specchio. Sembri il dottor Jekyll e Mr. Hyde insieme. Got any water? Other than what you already dumped on me. I mean, drink. You got good manners. Lasciarlo bere. Dai. Non so che strada prendere con lui, ragazzi. Now it's time to talk. It's the first time interrogating someone, isn't it? You let me dictate the agenda. Lo sapevo. Makes me think you're weak. Don't make this harder than it needs to be, okay? I just want to know where Lily took my people. It doesn't matter. As soon as she gets there, she's gonna turn around and come right tu back. Tu credi? For me. You better give me the five-star treatment. Sì. If I'm smiling when she gets here, you might be able to trade Spinzaglia me for mercy. Proviamo. Magari. Un po' si intimidisce il tizio. You aren't gonna do that.
You don't have it in you. Tu credi? Oh, merda! Just tell us where they took our friends, so we can get them back. Non mi aspettavo sta cosa, pensavo fosse solo per intimidirlo. We'll never give them up. Only reason we came here was for more manpower. Losing Jonathan and me. For three sprouts that can barely hold a gun. Even a dummy like me can do the math. È un braccio solo, tu zio. We're gonna get him back. Non è che siamo. You don't know what it's like out there. It's a bloodbath. One community against another, from Richmond to the coast. Back at the Delta, we're at war with some really sick fucks who make me look like the Virgin Mary. We need people to fight it. Soldiers who do what we say. Point the guns. Me ne frego della vostra guerra. I don't give a shit about your war or your fucking Delta. You think we like doing raids like this? Our home is under threat. It's a good home, built to last. I'd do a lot to protect it. Maybe you can understand that. And I do a lot to get my friends back. So stop wasting my time. Okay. Front pocket. The answer to all your questions. Read it. Whatsoever parteth the hoof and is cloven-footed, and cheweth the cud among the beasts, that shall ye eat. What the fuck? Is this code? No, it's fucking Leviticus. I was hoping it'd be some timely, moralistic shit about turning the other cheek. Well, come on. That thing ain't gonna light itself. Wanna know where your friends are? Smoke will clear my mind. Ah, pure. Se vabbè. Mo ti servo anche dei pasticcini con del tè. Help me remember stuff. Like where Lily went. Oddio, ragazzi. Come on, kid. Don't make me wait all day. Spegni la sigaretta, lascialo fumare. Ui, ok, fermiamoci un secondo. Perché il tipo non sembra voler collaborare. È quello che ha detto all'inizio, sta conducendo lui il gioco. E questo non è positivo per noi, perché non so se parlerà alla fine. Però già aver sguinzagliato Rosy, ragazzi, mi ha fatto un certo effetto. Cioè, pensate un po' a bruciarlo. L'acqua gliel'abbiamo data, la sigaretta no, dai. Direi spegnila. Oops. Little bitch. Oh. E tu volevi fumare, minchia? Che schifo. Che passa? Shit. Ma che schifo. That's a lot of blood. Oh fuck. This is not good. Oddio, non è che si sta ammalando, no? Sta trasformando. He's gonna die, isn't he? Beh, se continua a vomitare sangue così. Direi di rimanere in silenzio. I think so, Squirt. Madre mia. When you pushed me off that balcony, something must have burst inside of me. Oh. Che devo fare? Farmi buttare io? Scusa. I never wanted things to end like this. Everything. It all got out of hand. Now look at me. I'm a fucking mess. Will he turn? No. Bella domanda. Non lo so a sto punto, eh. My whole life, everything I ever got, I got with my own two hands and my will. For my body to turn on me, to take control. I'll tell you where to find Lily. Just promise you won't let me turn. I'm begging you. È la mia parola. If you're honest with me, I'll put you out of your misery. You have my word. Okay, we have a boat. We're docked a few miles west of here, at an old fishing pier. Your friends are on the boat.
Sarà stato sincero. You got what you wanted. Please, don't let me become one of those things. Please. Oddio, minchia, come iniziamo pure quest'altro episodio. Cioè, raga, è l'ultimo desiderio di un uomo morente, perché è ridotto uno schifo, come ha detto lui. Questo lo capirebbe chiunque. E nonostante sia stato uno stronzo, non riesco ad essere crudele con lui. Quindi l'ultimo suo desiderio è quello di non trasformarsi. E io gli ho dato la mia parola, ragazzi. E quindi gli darò il corpo di grazia, ma per me è dura vedere anche quello. Vabbè, diamogli il corpo di grazia. Not that. I wanna let me keep my face. Non sei costretto a guardare. You don't need to watch this. I want to. At least you can't hurt anyone anymore. Sì, Jerry. Yeah. Torturato. Oh! Era qui! We have a boat to find. Non c'era l'opzione di farlo andare via. È ovvio che non volevo che guardasse. Questo ragazzino comincia a farmi paura. Comincia a farmi paura perché non ha. Non mostra segni di alcuna sensibilità. E questo è grave. Cioè, sembra uno psicopatico, ragazzi. Cioè, ma caspita, l'abbiamo cresciuto. È iniziato alla grande, raga, anche sto terzo episodio. Nulla da dire. Non c'è veramente nulla da dire. È iniziato proprio alla grande. Ok. Staremo andando dove ci ha indicato Abel. Once we find the boat, we'll look for a way to sneak on board. Yeah, if Ten doesn't fuck it up this time. It wasn't Ten's fault. Yes, it was! Mitch died because he... Say one more thing about Ten. I dare you. Guys, there it is. Raga, basta. Se ci mettiamo pure a litigare fra di noi. Oh, la barca c'è. Quindi su questo è stato sincero. In ogni caso, raga, io penso sia stato sincero totalmente. Quindi ci siamo. You see anything? The beach, a boat and a wood street in the water. That's called a pier. Pier. Okay, let's spread out and focus on those areas. Keep your heads low. Okay. Momento stealth. Mi spero di non fallire. Spia i predoni, perfetto. Non so, dobbiamo parlare con lui. Vediamo un po'. Have you ever seen this thing before? No way. Pretty sure I would have remembered an old-timey riverboat. And from where I'm sitting, looks like that pier is the only way inside. Mm-hmm. Well, let's see what else is down there. Vediamo un po', cerco un modo per salire sulla barca. Vediamo un po'. The pier has plenty of cover on it. If we're careful, we can sneak in undetected. Minchia, ci sono i tipi qua che vagano. Gli alberi invece? Ah, guarda, predoni. Okay. Non era per gli alberi. The pier.
could be more inside. Ovvio. Wait, Violet. I see Violet. Holy shit. This is really it. We found them. È stato sincero. Ok, questo cos'è? Sono in entrata. I can see an entrance. Yeah. There's one at the other end of the boat, too. There's a small opening at the top of those closed doorways. AJ and I know how to deal with those. Ok, sembra fatta per AJ la piccola apertura. Perfetto. Che altro? Esamina timoniera. I don't see any obvious place to keep prisoners. Don't boats have brigs? Boat jails. Maybe, but where? Now that, I don't know. Bella domanda. Che altro possiamo esaminare? Ok, guarda sentiero. There's no good cover leading up to the boat. Merda. We're gonna need one hell of a distraction. Ecco, quello potrebbe essere uno un bel diversivo, per esempio. Now we just need what, a dozen walkers? How hard could that be? Maybe not as hard as you'd think. Potremmo usare i vaganti come diversivo. Perfetto, il punto è dove li troviamo. Vabbè, magari qua in giro qualcuno ce n'è, per carità, però raccogli ferro di cavallo. Must have fallen off one of the horses when the raiders came through. Ok, e adesso che ce l'abbiamo? Si dice che porti fortuna, ok, quindi dovrebbe essere un portafortuna. Allora, possiamo parlare con Willy. Anything useful? Looks like building material. Furniture. Probably stuff from the train station. Perlustra l'area ed elabora un piano. Ok, esamina zattere. They're loading those rafts with supplies. I could cut those loose and just ride them down river. Easy! Potremmo bruciarle e tagliare le funi, le scorte. Wood and quite a bit of it. We should have that stuff. Sì, ma è sorvegliato. Le torce. Are those torches? Maybe. Why? We could use the fire. Ah, beh. Ma perché sono lì? Siamo in pieno giorno. Boh, vabbè. Fa niente, domanda superflua. Chi ci manca? Di regola manca AJ, però dov'è? Ah, è qua, ragazzi. È sopra questi massi. Parliamo con lui e vediamo cosa ha scoperto. Find anything over here? They have horses. Let me see. Potrebbero servirci magari i cavalli. Vediamo un po', eccoli qua. We got those horses free. We can slow down anyone trying to chase us. Forse dovremmo liberarci dei loro cavalli. Beh, certo, perché se dovessero usarli per raggiungerci sarebbe un bel problema. Le torce. More torches. Setting the hay on fire would get their attention. Scare the horses too. We could get on the boat easier that way. Sì. Ok, quindi immagino che il piano sia questo. Massima attenzione. We should get out of here before they spot us. We can talk through the plan once we're somewhere safe. Ok, siamo venuti qua, ragazzi. Abbiamo visto che le parole di Abel erano vere. Abbiamo potuto elaborare un piano, anche se dovremmo discuterne più efficacemente. What's the plan? Well, they've got guards posted on the pier and the boat. There's no way we can take them all at once. Our only hope is to distract them while we sneak on board. We should burn their stuff. That'd work. We could burn the supplies or the hay they keep for the horses. Sì. Whatever we don't burn, we should take. Ruby would love to have the horses. Bruciamo il pieno, ragazzi. Sperando poi di riuscire a prenderle le scorte. Yeah, we'll steal their supplies and burn the hay as our distraction. Sì, così magari cavalli si imparano. If you're going to steal from the rafts, you have to do it carefully. Wouldn't do it any other way. Nemmeno the io. Fire will lure the raiders away from the boat, and we can sneak across the pier. If anyone sees us, they'll shoot! You remember that guy I told you about, James? He sent in walkers to save us from Lily and Abel. Maybe we could convince him to do it again. If we lead a big enough group of them onto the beach, we can blend in without being seen.
E se ci sparassero? Visto che saremmo lì in mezzo. Well, hell yeah. Let's find out how much he charges for his services. What about after we get everyone home? I mean, the raiders will just come attack us again. What then? Hide, quick! Che succede? A raider. Has to be. You all stay here. I'll see if they know anything that could help us. C'è intenzione di farle. Di legarla come? Ok, ci siamo. Oddio. Bella situazione. Ok. Drop it. Dove tenete i prigionieri? Where do you keep the people you steal? I don't know what you're... I'm not fucking around. Answer the question. The boiler deck. Second deck. They're all there. Okay. Clem, stop! Caldaia. Chi, chi? Oh, ecco. Hey, adesso? Minnie. Ah. È una delle sorelle di Ten? After the attack, I wasn't sure. I mean, I heard they burned half your school down. Who survived? Ruby? Mitch? Brody? Ten? Ruby and Ten made it. Mitch didn't. And Brody, No, aspetta, non so se era la sorella di Ten. Era una dei nostri, Ten's comunque. Ten's boots holding up okay. Oh. His boots were so old, they're more holes than rubber. I duct taped him up the last time I saw him, but that was a while ago. His boots are fine. You're Clementine. The girl who took over after Marlin died. Come lo sai? I thought everyone would want to lean on their own. Sì, sono io. Yeah, I'm in charge. What a freaking fantastic job you've done. Excuse me? Abel figured he could talk Marlin into handing everyone over like he and Lily did. Like they did before. You ruined the whole plan. What are you talking about? Marlin traded you and Sophie like it was nothing. Yeah, and we all survived it. Marlin would have never made them fight the way you did. He wouldn't have gotten people killed. That is some grade A horse shit. Clem, save Marlon us. Ha ucciso Brady, Yeah. And how come so many people are dead? He wouldn't have gotten people killed. He murdered Brody. What? See. Minerva? Where's Sophie? She died protecting the Delta. A hero. A hero? God, you're Minerva! Shit. Oh, merda. Rockingham! Finish up and head back. I want to be in before dark. Yes, ma'am. Okay. Our boat leaves for the Delta in 2 days. Then it'll be a couple of weeks before we can come back for the rest of you. When we do, don't fight. Yeah. The only way you're gonna save your people is to let us take them. I'm serious. Puoi ancora unirti a noi. It's not too late, Minnie. You could come back to the school with us. No. No, I couldn't. Ma perché no? Cioè, consegnarli per fare che? È un bel casino, ragazzi. Are you okay? It doesn't change anything. We still have to get onto that boat. Eh già. I
You all should head home. Start getting things ready. Get everyone caught up on the plan. Everyone except 10. I warned you. Enough, both of you. AJ and I will go find James. Be safe. Okay, tranqui. Tranqui funky. Bene, si stanno scoprendo anche diverse cose, ragazzi. Ah, Madonna santa. Ok. Che dire? Che sono rimasta veramente stupita da come è iniziato brutale questo terzo episodio. Fatemi sapere, ragazzi, voi che cosa ne pensate. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Dopodosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!